Bella ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio della Exit. Eh sì, ci siamo, dovremmo esserci forse. Allora, io devo ancora sistemarmi per bene. L'audio è ancora da sistemare perché sentirete il movimento del mouse, sentirete sicuramente, come dire, i tasti della tastiera, almeno credo dalle prime prove che ho fatto. Come potete vedere, dovrebbe andare tutto molto più fluido perché adesso sono su un computer decisamente più performante, con una scheda video migliore, eccetera, eccetera. Ci siamo lasciati con parecchi problemi. Io spero che questi problemi siano risolti del tutto. Insomma, ragazzi, speriamo, speriamo. Ovviamente vi sarete. Allora, per quanto riguarda l'audio, c'è già in ordine una cuffia con microfono della Turtle Beach, quindi non ci dovrebbero essere problemi dalla settimana prossima in poi, quando mi arriverà. Avrete notato sicuramente che siamo su un nuovo canale. Il nuovo canale si chiama FG Fail. Volevo chiamarlo FG Games, ma non si sa perché non me l'ha dato. Ho dato delle spiegazioni in un video di test. E ragazzi, ovviamente è tutto nuovo per me perché è un nuovo sistema di registrazione. Spero che vada bene, io lo spero davvero tanto, e che io abbia risolto tutti i problemi, anche di gameplay, perché comunque non dovremmo avere più tutti quei problemi di frame rate, eccetera, eccetera. La Exit rimane un mattone pesante come la merda, però vabbè, la cosa più importante è mettere un like a questo video, condividerlo per far sapere di questo nuovo canale e soprattutto, soprattutto iscrivervi al nuovo canale se non l'avete già fatto. Probabilmente qualcuno sarà arrivato qui vedendo un altro video sul canale principale FG Photo che ho dovuto fare per far capire a chi non mi segue sui social che c'è stato questo cambio di canale. In questo modo, gameplay e recensioni e tutto il resto che riguarda la tecnologia, che rimane la mia cosa principale, vengono separate e quindi non ci saranno più problemi di feed incasinati, eccetera, eccetera. Detto questo, nella puntata 20 vi siete persi delle cose veramente molto, molto fighe. Eccolo qui, abbiamo un Elite. Vieni qua, bello. Vieni qua e dammi qualcosa di buono, per favore. Che mi ha dato? Che mi hai dato? Vediamo un po'. Neon Sheet, già ce l'avevo. Enchanted Book. Oh, Iron Wood. No, ma questo ce l'avevo già da prima, vabbè. Io non ci sto capendo più una mazza, usciamo da qui, andiamo a dormire che sicuramente si sarà fatta notte, come al solito. Quando vado lì dentro si fa sempre notte. Io sto un po' scomodo con tastiera e mouse. Nel momento in cui mi arriverà la cuffia non dovrei avere più problemi. Comunque, cosa vi siete persi nella puntata 20 che non ho più pubblicato per problemi di eccetera eccetera, già lo sapete. Vi siete persi il fatto che io sono andato nella Battle Tower ed ho questa che è qui, ho perso anche tutti i punti di interesse, vabbè, in questa Battle Tower ed ho sconfitto lo stronzone che c'era su. Con l'equipaggiamento che ho adesso non è più un grosso problema. E dopodiché siamo andati nella Twilight, che però non posso farvi vedere qui dalla mappa. Comunque, nella Twilight ho affrontato la prima parte del labirinto del Twilight Maze ed ho ottenuto il focus, il Maze Map Focus. Che cazzo è successo qua? Perché sto in creative? Ok, stavo facendo dei test, fermatevi. Resip mode, io non voglio imbrogliare. Ok, ci riusciamo? Ok, con la Maze Map Focus ho fatto questa Uncrafting Table. Adesso io devo fare una cosa importantissima, però. Ragazzi, dovete scusarmi, ma. Mica ci stanno i creeper? No. Ok, mi salta un po' il mouse perché sto veramente scomodissimo. Allora, togliamoci. Togliamoci questa che c'ha sempre la magnetization e buttiamo questi che abbiamo creato involontariamente, ragazzi. Perché io qua adesso sto sul PC, ho dovuto installare Minecraft sul PC con Windows e portarmi la mappa, quindi ho fatto alcune prove. Scusatemi se ero in creative, insomma, non dovremmo avere più questo problema, no? Ok, perfetto. Niente, adesso devo sistemarmi tutto questo, quindi adesso proveremo anche il sistema di pausa che mi preoccupa moltissimo. Speriamo che funzioni tutto. Camtasia mi dà la possibilità poi di registrare come facevo prima, dopodiché andremo di nuovo nella Battle Tower. Anzi, prima vi voglio far vedere come funziona un crafting table. Praticamente si va qui e si può, al costo per esempio di 3 livelli, disassemblare, diciamo, decraftare questa cosa. Ve la faccio vedere magari con qualcosa di più interessante come questa.
la rotellina del mouse che fa un po' troppi salti. Per esempio, ci mettiamo questa e ci siamo fatti, boom, 3 diamanti, il che non è male. E quindi tutta la roba che io ho qua, che c'ho un sacco di roba del cazzo che non mi serve, possiamo decraftarla. Per esempio, io mi sono fatto nella puntata 20 che non ho pubblicato la frizzarite, eccetera, eccetera. Quindi molto comoda come cosa. E niente, adesso metto in pausa, sistemo e poi andiamo nella Battle Tower. Ah, una cosa molto importante che non vi ho fatto vedere è questa, che non mi funzionava nella 20, adesso ha preso a funzionare. Allora, l'Iron Bow, per esempio, che a me non serve, c'ho power, io posso. No, perché non me lo fa fare qui? Ecco perché non mi funzionava. Allora, Iron Giant Sword. Vediamo un po'. No, non me la fa togliere. Però se io vado qui, me lo fa fare. Forse perché lo puoi fare solo su quello che hai enchantato tu. Praticamente, vedete, io ci tolgo Unbreaking e lui mi restituisce 13 livelli se lo faccio. Quindi veramente un'ottima, ottima cosa. Perfetto. Finalmente è notte. Allora, dobbiamo solo vedere dove andare. Ci serve una Battle Tower. Ci serve una Battle Tower. La più vicina. La più vicina qual è? Qual è? Qual è? Qual è? Qual è? Allora, ce n'è una qui che è quella rovinata. Questa è quella che mi sono fatto. Voglio farvi vedere come si fa perché la strategia è abbastanza particolare, abbastanza simpatica. Potremmo andare qui a sto punto. Sarebbe un po' scomodo in mezzo all'acqua, però. Sti cazzi. Dai, facciamoci questa, dai. Allora, quindi quello che ci serve è un po' di legna. Perché. Sì, vabbè. Se ci riesco. Ok. Dobbiamo farci una barchetta. Manca a dirlo. Non vedo l'ora che mi arriva cuffia e microfono perché sto in una posizione veramente scomoda per registrare, ve lo assicuro. Ok, allora, controlliamo sempre che nelle vicinanze non ci sia nessuno stronzo. Mi sto portando questa Charm of Keeping perché in teoria con quella, donna sto mouse. Ok, in teoria con quella, se dovessi morire, cosa che non deve assolutamente accadere, ma se dovessi morire, c'ho la possibilità di praticamente resuscitare con una parte dell'inventario. Ci sono 3 livelli, una parte dell'inventario, tutto una parte dell'inventario e l'armatura, e l'ultimo livello è tutto, praticamente armatura ed inventario completo, quindi non si perde nulla. Però per farla, per averla, bisogna avere tante Charm of Keeping, perché bisogna fare prima il primo livello, secondo livello, terzo livello. Ah, è più vicina di quanto immaginassi. Perfetto, qua se ce la vediamo brutta possiamo sempre buttarci giù a manetta. Non mi sono portato nessun blocco, questa non è una bella cosa. Comunque, abbiamo la nostra barchetta qui e vediamo un pochettino se riusciamo a fare qualcosa di buono. Io farei questo a sto punto. Mi fotto qualche blocco da qui? Ci riesco? Solo che qua va a finire tutto per. Ah no, ok, è chiusa. Non sapevo che ci fosse un doppio fondo a queste cose. Ok, sto per morire. Sto per morire, coglione. Ok. Perfetto, allora. Cominciamo a togliere sti spawner. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Ah, ecco qua i blocchi che mi servivano. E cominciamo subito a salire sopra. Dovrei. Perché mi si spostano le cose? Ok, fuori uno, fuori due. Qua non c'è nulla. Mamma mia, ragazzi, voi vedeste come sto conciato. Ok, tu muori. Dovrei essere equipaggiato in maniera abbastanza discreta da non avere problemi. Non avere problemi di mob. Se vedete saltare un attimo la visuale ogni tanto è perché mi salta il mouse. Risolveremo anche questo problema. Ce la possiamo fare tutti assieme, ragazzi. Ce la possiamo fare. Tu, che cazzo vuoi? Muori. Vai. Andiamo subito avanti. Così non gli diamo neanche la possibilità di spawnare a sti stronzi. Poi sono essence. Buono. Andiamo su. E tu devi morire. Questi no. Bookshelf. Sì, mi possono servire belli comodi già pronti. Senza usare 3.000 libri. Ci siamo quasi, ragazzi, perché siamo già. Ok,
verso l'alto. Fortunatamente, ecco, avevo detto lo stanno spawnando, ma Emerald, oh, Magic Essence, Nether Wart, oh, fantastico, Ice Grenade, wow. Ok, ci siamo quasi, perché adesso, arrivati ad un certo punto, aprendo la cassa, si incazza direttamente lo stronzo in alto, Unnamed, un'altra granata che non si sa cosa sia. Si incazza lo stronzo in alto e comincia a scendere. L'errore sta nell'affrontarlo in alto, invece bisogna... Eccolo qui, sei incazzato. Non bisogna affrontarlo in alto, ma bisogna farlo scendere. Oh, abbiamo una spadina. Io ho troppa roba. Togliamo un po' di roba qua prima. Subito. Che cos'è? Ender Giant Sword. Dove stai? Stronzo, vieni qua. Sì, vabbè, cioè, proprio. Cioè, devi proprio morire. Devi proprio morire subito. Ok, adesso la torre comincia ad esplodere. Quindi vediamo se c'è qualcosa di interessante qua prima. Ecco qua. Vabbè, scendiamo giù perché tanto la roba scende tutta giù. Porca troia. Sta esplodendo la torre. L'importante è scendere giù, ragazzi. Io normalmente scendo giù ed esco fuori, solo che qua fuori c'è sta l'acqua. Quindi adesso vediamo come fare. Ci mettiamo qua a un lato ed osserviamo. Mamma, non ci sto abituato a giocare a 60 frame al secondo quasi. Ok, la torre penso sia esplosa del tutto, sì. Allora, che cosa succede adesso? Tutta la roba che è esplosa cade, compreso anche il loot. Non tutto, purtroppo, però gran parte. Quindi noi andiamo su e con la nostra bella magnetizzazione ci ciucciamo tutto. Cominciamo a togliere un po' di roba che magari non ci serve. Queste non ci servono. Paper non ci serve. Gli emerald, vabbè, potrebbero essere utili. Oh oh oh. Ok, qui sono scesi dei blocchi. Penso che sia finita così. Eh sì. Forse però qualcosa è esploso, quindi forse un altro metodo buono potrebbe essere quello di contare i piani e andare direttamente su. Andare su e aprire la cassa della... dove sta lo stronzo? Perché ci pigliamo il loot in alto. Perché secondo me il loot in alto è, sta... il loot in alto è stato perso. Quindi... Io ho aperto forse quella del penultimo piano. Una volta arrivato ad una certa altezza bisogna salire su a tutto, aprire la cassa in modo da far uscire la roba. Dopodiché... Ma la barca dove sta? Non c'è più la barca? Barchetta? No, la mia barca. Che palle! Eccola. Non ti rompe, eh? Non ti rompere, gira. No, di qua, gira di qua. Perfetto, ce ne torniamo a casa. Ok, abbiamo preso qualcosina di interessante. Abbiamo preso le Magic Essence, abbiamo preso un po' di roba. Io spero vivamente che questa puntata si stia registrando bene perché altrimenti mi tiro una mazza nei coglioni. Non saprei neanche se chiamarlo episodio 20. Ma sì, forse è meglio chiamarlo episodio 20... 20 boh. No, perché ho chiamato episodio 20B le spiegazioni della, del piccolo ritiro, diciamo. No, questo lo facciamo 21. Facciamo 21, dai. Oppla. Perfetto. È andato tutto liscio. Comunque, le Battle Tower non sono più un problema. Come avete visto, il Golem si fa proprio tranquillo. Non ci rompe più le balle. Non è più. Non ci fa più quella paura che faceva prima. Allora, intanto qua ci vediamo questi. Netherwart che cominciano ad essere abbastanza. E quindi tra un po' potremo farci anche i lilypad. Oh, fertility. Ce ne abbiamo 9. Ne servono. Oddio, forse sono abbastanza già. Fatemi vedere un attimo. Perché mi si toglie. Ok.
Allora, per fare che cosa? Qua ci servono questi. Per fare questi ci serve questo. Per fare questo ci serve Netherworld. Quanti ce ne servono di questi? 1, 2, 3. Ce ne servono 8. Quindi in teoria possiamo farli. Condensed Splash Water. Vai allo for ordinary water. Come si fa sto coso? Ok. Empty vial si fa con il vetro. Ok, ragazzi, io voglio controllare un attimo a quanto sto. Ok, siamo a 15 minuti, quindi di lusso, di lusso. Direi che la seconda parte di questa cosa possiamo provare a dedicarla a fare questa cosa qua. Allora, prendiamo del glass e mettiamolo come cazzo era così. Così. Ah, wow. Parecchi. Quindi prendiamo questi vial e riempiamoli di acqua. 8, perché 8 ce ne servono. Perfetto. Quindi abbiamo 8 cosi di acqua. Ci serve della gunpowder. Ci serve del netherwort. Netherwort. Che cazzo altro ci serviva? Oh, glowstone dust. Ce l'ho. 8, mamma mia, che culo. Quindi 8 di questi. Con gunpowder. Mi sembra qui. Questo è netherwort. Ci danno 8 condensed splash water. Che con la farina di ossa, che io dovrei avere in abbondanza, spero, le ossa. Dove stanno le ossa? La Madonna. Ne servono 3 per ognuno, quindi 24. Ok. Con la farina di ossa messa così, tua mamma farà. Ok. Abbiamo questi cosi qua fighissimi. Adesso con quelli ci serve un lilpad che io non ho. Ok, ma il lilpad si può fare? No, ma sa che lo devo trovare. Vero? Un lilipad. Cazzo, non ho il lilipad. Non ho la cosa più facile, il lilipad. Porca mignotta. Allora, un attimo che me lo recupero da qualche parte perché penso che ci sia. Penso di dover andare negli swamp, non so se questa zona ce li ha, ma mi sa di no. Se no devo vedere una di quelle zone che possono averla tipo qui. Vediamo un pochettino, cerco di arrivare qui e vediamo un pochettino. Io non avevo dubbi che in un posto del genere comunque non ci sarebbero stati i lilypad, che sono forse la cosa più comune in Minecraft Vanilla. Grazie Fury per avermi portato qui. Ed eccoli qui. Finalmente li sto prendendo, sì. Per fortuna questi dungeon particolari, cioè dungeon, queste strutture introdotte da non so quale mod, ci hanno regalato dei healpad. Perfetto, vediamo se ce n'è qualcun altro lì. No. Ok. Direi che possiamo tornare a casa e per fortuna la cosa non è stata troppo lunga. Ecco, ma devo riuscire a parcheggiare lo scooter, cosa non facilissima. Vieni qua. Perfetto, stai fermo lì, non uscite. Mamma, quanti cazzo ne so, qua devo chiudere tutto, devo fare una struttura in. Ne devo rinchiudere dentro casa, dai, è l'unica soluzione. Comunque sì, allora, è ancora giorno. Allora, dovevamo fare questo e questo. Ed abbiamo il nostro Lilypad of Fertility. Ah, finalmente, ragazzi. Oh, ma che è? La giornata mondiale dell'incastro. Perfetto. Questo qui si ficca qui. Si ficca qui ed aumenta di abbastanza, a quanto ne so, le chance di raccogliere cose più, come dire. Intanto se ne dovrebbero raccogliere di più, forse. E poi dovrebbe esserci più chance di raccogliere qualcosa di buono. Vedete che stanno uscendo. Io sto vedendo un po' da quello che sta saltando fuori. Se non sbaglio, i love cosi là. I love pop. Mi sembra che siano un po' di più del normale. Però lo vedremo adesso che ho finito. Visto che qua ce ne stanno parecchi, fortunatamente era un po' che era ferma la coltura. Poi noi siamo stati in zona, quindi la farm ha continuato a funzionare.
Ormai manco a Farmville, mi fa una pippa Farmville a me. In teoria anche qualche golden spero sia uscito. Vediamo un pochettino il risultato di questa raccolta. Mamma che casino che fate. Allora, abbiamo... Ah, solo tre, pensavo di più. Vabbè, abbiamo tre Loverly Ghizal. Ghizal, com'è? E vabbè, niente di particolare. Pensavo meglio. Comunque, quattro Loverly così. Mi serve una Chocopedia. La riesco a piata qua? Ok, Chocopedia e Loverly così. Allora, con il Loverly così, cominciamo i messaggi. Prendiamo Chobo e facciamolo accoppiare con Cecil. Vai, vai, vai. Giallo. Vabbè. Non mi danno sta cazzo di soddisfazione. Il blu è sparito dalla circolazione. È femmina. Stay con il nome. Shown. Vega. Mazza, ma che... Vabbè, prendiamo Orange e facciamolo accoppiare con Wild perché sicura... Ah, beh, sicuramente... verde, togliti dai coglioni che hai partorito già. Togliti, tu verde, come ti chiami? Mo' per punta... A questo sarà un'impresa. Ok, femmina, mazza i maschi, Violet. Ciao Violet, benvenuta in famiglia. Ok, io qui dovrò costruire, come già detto, una copertura al chiuso. Mi dispiace farli stare al chiuso, ma se ne scappano un po' troppo per i miei gusti. Quindi dovrò prendere tutte le mie risorse che ho. Quindi tutta la cobblestone che ho e farci... Vai così, 5, mazza. Praticamente ne abbiamo abbastanza per farci un altro... No, abbastanza no, ma quasi. Ne abbiamo quasi abbastanza per farci un altro Lil Pad of Fertility. Niente ragazzi, questo episodio qui mi raccomando condividete la novità di questo nuovo canale che sono stato costretto... No, costretto, era giusto aprire per separare un po' le cose che diventavano un pochettino impicciose. Quindi confido tantissimo nella vostra... condivisione, nella vostra iscrizione ovviamente perché ovviamente questo è un canale che adesso sta partendo da zero e partendo da zero parte molto svantaggiato rispetto a quello di prima. Quindi confido nella vostra iscrizione e soprattutto nella vostra condivisione. Un like, un commento se vi è piaciuto e speriamo solo che Camtasia abbia registrato tutto. Io vado a dormire, buonanotte. Non vado a dormire. Che figura di merda. Volevo fare... Oh, vado a dormire, buonanotte.